Insieme per vivere meglio è lo slogan che abbiamo scelto per identificare questa campagna elettorale. Poche parole, molto semplici, che racchiudano un'idea di città. Una città fatta di persone, di uomini e di donne, ognuna con una propria idea, un proprio progetto di vita. Cercheremo di sviluppare un ragionamento, e questo ragionamento è: ogni cittadino è chiamato a scegliere, e questa è una delle caratteristiche principali di una democrazia. Noi vorremmo che la scelta fosse un momento importante. Sono le persone che fanno la politica. La politica non è un oggetto estraneo, è incarnato da uomini e donne. Proprio per questo abbiamo puntato molto e punteremo molto sulla scelta, proprio perché oggi è difficile scegliere. Il sistema elettorale a livello nazionale non ci permette di scegliere. I comuni hanno mantenuto la possibilità di esprimere una preferenza, e su questo è importante che l'elettore sia consapevole e convinto di poter scegliere chi lo potrà rappresentare. Le recenti elezioni americane ci hanno consegnato un insegnamento importante. Barack Obama ha sottolineato come sia giunto il tempo della responsabilità. La politica è soprattutto responsabilità. Essere responsabili significa anche essere liberi, perché significa scegliere all'interno di percorsi differenti. Dobbiamo cercare di riavvicinare la politica ai bisogni delle persone. Per fare questo occorre un alto livello di coerenza tra ciò che si esprime e quello che si mette in pratica. In questi 5 anni cosa ho desiderio di fare? Innanzitutto di continuare una presenza e un'attività in seno al Consiglio Comunale. Il consigliere comunale è chiamato per le sue funzioni e per il suo ruolo soprattutto ad essere presente, ad ascoltare, a cercare di capire i bisogni di della comunità che rappresenta. Gli strumenti che il consigliere comunale ha sono diversi e vanno dalle interrogazioni alle interpellanze, agli ordini del giorno e dunque alle mozioni che sono di natura di indirizzo verso l'amministrazione di sprono. Oggi Reggio Emilia è una città che dal punto di vista della qualità della vita, dei servizi offerti, dei tassi di occupazione, della produttività della propria economia, dell'esportazione dell'economia, insomma segna dei record a livello nazionale e anche europeo. E questo è dovuto principalmente al fatto che la comunità ha saputo ridefinire riprogettare una propria missione. Quello che penso di fare in questi anni è cercare di rilanciare questa immagine della politica come un luogo in cui è possibile ritornare a parlare di idee, di progetti, di un'immagine di città e di comunità. È evidente che la politica oggi non si può limitare solo a un esercizio teorico. La politica non è solo idealità, così come la politica non è solo, come dire, l'arte del ben governare. Già sarebbe tanto che fosse questo, però la politica sia soprattutto un modo per stare insieme, per valorizzare delle amicizie e delle relazioni umane. Questo ho imparato nella mia esperienza.